Buonasera, resoconto dei lavori della seconda commissione consiliare. È un resoconto settimanale perché questa settimana ci siamo incontrati due volte sostanzialmente sullo stesso tema all'ordine del giorno, cioè l'incontro con gli esponenti dei consigli dei cittadini. Martedì è stata la volta dei consigli di Carrara e d'Avenza e venerdì dei consigli di Marina di Carrara e Carrara di Ascenze. In entrambi i casi sono stati incontri molto partecipati ed in entrambi i casi anche con i toni abbastanza sostenuti. Per quale motivo? Noi abbiamo ritenuto opportuno fare questo passaggio anche per espressa previsione del regolamento istitutivo degli stessi consigli che prevedeva dopo 2 anni di lavoro un incontro di verifica da parte dello stesso Consiglio Comunale, appunto nell'articolazione della commissione. In realtà, siccome era ben nota fin dai tempi della campagna elettorale la nostra posizione, che prevede il superamento di questa forma rappresentativa e l'adozione di modelli diversi con i quali dare attuazione al principio di sussidiarietà, quindi una partecipazione diretta anche del singolo cittadino nei suoi percorsi di cittadinanza attiva, ecco, siccome questa posizione era ben nota, diciamo che l'incontro è stato un incontro nel quale gli esponenti dei consigli non hanno assolutamente fatto mancare con forza una difesa ad oltranza degli stessi organismi che rappresentavano. Questo però non ci ha impedito comunque di avere degli spunti interessanti, sia per prendere nota delle tante cose comunque importanti e interessanti che sono state fatte in questi 2 anni da parte di questi organismi, che sono stati comunque importanti come primo esempio di partecipazione nel nostro comune, e soprattutto abbiamo avuto modo, a volte tra le righe, a volte direttamente, di prendere atto di alcune criticità importanti. La più rilevante comune a tutti e quattro gli organismi è stata la difficoltà di interagire adeguatamente con l'amministrazione, e questa è assolutamente una cosa della quale dovremo tener conto per il futuro. Chiusa questa fase di ascolto, diciamo che dalle prossime commissioni che avranno appunto come tema la partecipazione, cominceremo a lavorare per fare in modo di avere anche nella nostra città dei meccanismi, magari di natura tematica e non territoriale, che comunque consentano una partecipazione diretta dei cittadini, dando loro modo di prendersi cura nel miglior modo possibile del loro metro quadrato e di dare il miglior contributo alla città.